abbiamo deciso di fare una tavolata stampa proprio perché la convivialità è quella che ci piace, no? È un po' quello che abbiamo pensato, di presentarci in questa maniera, insomma, con una tavola un po' imbandita, e anziché aspettare, come si fa nelle conferenze stampa, il rinfresco finale, di metterci già a tavola e vedere quelli che sono i nostri prodotti. Insomma, questo già visivamente è quello che poi provo a raccontarvi e spiegarvi man mano, ovvero i prodotti come i veri protagonisti di quello che stiamo facendo, di quello che andremo a fare prossimamente. Mi piace però che sia così, una cosa schietta e sincera questa, che non vuol dire essere montanari grezzi che non sanno fare le cose, ovviamente, no? Essere montanari adesso non è quello. Essere montanari adesso è casomai togliere qualche filtro, essere più diretti, essere più consapevoli, no? Di quello che si fa e di quello che si dice, anche di quello che si va a proporre. Quello che vi voglio presentare, che vi presentiamo oggi, sono 5 giorni in Piazza Maggiore, dove ci sarà un mercato dal 21 al 25 novembre. Piazza Maggiore è la piazza di Bologna, e all'interno di questa piazza andremo a ricreare quasi una piazza d'Appennino, quindi 10 casette di legno, come è già stato fatto anche negli anni passati, con qualche albero che ci ricorda l'Appennino. Insomma, vogliamo dare davvero un impatto anche visivo della cosa. E in questa piazza ci saranno 10 casette di legno, 9 casette saranno piene di produttori, quindi saranno i prodotti che raccontano chi siamo, e una casetta in cui vogliamo far ruotare un po' le nostre esperienze di Appennino e di montagna. Vi do qualche esempio. Insomma, verrà il sindaco di Monghidoro insieme al coro, così, un sabato pomeriggio, verrà una proloco con dei tortelli per fare un assaggio, un produttore che ci scalderà il succo, del succo di mele, verrà la scuola di pace di Montesole, che ha, insomma, vari tipi di essere Appennino adesso, verrà l'albero del pane, quindi un modo, dopo vi parlerà lui, in questo modo schietto di essere in montagna. Abbiamo questo programma di venire, insomma, stiamo chiamando insomma, vari sindaci vogliono esserci, vogliamo che ne esca qualcosa qualcosa che rimanga da questa esperienza. Essere qua però e essere in piazza in questo periodo non è solo per questi 5 giorni, ma è anche perché proprio in questi giorni sono 15 anni di Strada dei Vini dei Sapori. Strada dei Vini dei Sapori è nata come Montagna Amica, un'associazione di cui io, e devo per forza parlare dal punto di vista personale adesso, di cui io ero un socio fondatore, quindi ero giovane, avevo tante idee, mi piaceva un sacco fare le cose, mi piaceva il mio lavoro, e in questa associazione ho trovato della linfa, ho trovato davvero un modo di esprimermi, contatti, eccetera. Il bello è che dopo 15 anni quello che mi rendo conto che è rimasto sono più le cose, casomai, che allora mi sembravano più così, che non si prendevano, i corsi fatti, la filosofia che ci mettevamo nelle cose, no? Era un po'. Ed è quello che poi è andato avanti, come un germoglio che è cresciuto ed è andato avanti. Casomai le cose più concrete che allora, cioè, da sempre era la commercializzazione, come fare, portare, alla fine si sono un po' spente, nel senso che ognuno ha trovato la sua strada, però ognuno ha trovato la sua strada quando ha cercato per bene le sue radici, il confrontarsi con gli altri, trovare altre argomentazioni. Ed è un po' quello che da noi oggi vorremmo fare il qui ed ora e pensare al domani. E per me un domani è parlare di prodotti, ma con la consapevolezza di chi siamo, cosa siamo, dove vogliamo andare. Quindi davvero metterci questa cosa che ho capito che è la sostanza, ovvero essere consapevoli di chi siamo e di dove
di dove andare. In questo periodo in cui Bologna è la città, o città del cibo, no? La città del cibo, e l'Appennino per forza di cose è la dispensa che gli dà i prodotti, è dove i buoni prodotti si fanno crescere, dove c'è una biodiversità che basta venire in Appennino per vederla. Se io vi parlo di campi di grano, i campi di grano dell'Appennino è proprio tutto un altro mondo rispetto a una pianura, altre cose. Di fianco c'è il bosco, c'è questa parola biodiversità di cui tutti si riempiono la bocca, in Appennino c'è, proprio c'è già, non è che bisogna inventarla, coltivarla, c'è già, anzi, bisogna fare i conti con questa biodiversità e il valore aggiunto che abbiamo adesso, qui e ora, ovvero il valore aggiunto è finalmente, quando si parla di prodotti, finché si parlava di quantità, l'Appennino era la Cenerentola, adesso che si parla di qualità, siamo passati in primo piano e dobbiamo stare attenti però a non farcelo togliere questa forza di essere improvvisamente passati primi, perché se si parla di qualità è così, se uno fa le cose fatte bene fa meno fatica in montagna che non in pianura a fare le cose fatte bene, a fare le cose fatte in quantità siamo ancora al punto di prima, insomma. E in qui ed ora adesso, insomma, è il parlare di questi di 15 anni. Che dire? Nei prossimi anni avremo, per far crescere i prodotti, le nostre idee saranno, le trovate in queste pagine, dove sono pagine già scritte in maniera quasi tecnica, vorrei dire, perché è un progetto già pronto da essere presentato, cioè una cosa che già ci stiamo già lavorando da tempo, non è una cosa che ci siamo improvvisati adesso. E far crescere i prodotti sicuramente vuol dire parlare di cose concrete, ovvero riprendere i PAT, che sono degli elenchi di prodotti, e credere nella dicitura prodotto di montagna. Sarà una dicitura di cui saremo i protagonisti, in cui sappiamo che ci lavorerà Slow Food a livello regionale, ci doveva essere Lella Donati già, c'è con lo spirito, ovvero davvero stiamo lavorando assieme a Slow Food Emilia Romagna, perché siamo ben contenti che saranno loro a portare avanti questa dicitura a livello regionale. Noi lo faremo sia a livello di strada di Appennino bolognese, ma anche a livello nazionale, ovvero siamo nel coordinamento nazionale delle strade di Vini e dei Sapori, e le idee che abbiamo noi riusciamo a condividerle con altre strade, ed è un piacere farlo. A sede proprio qua a Fico verrà inaugurata il 26 novembre la sede del coordinamento nazionale delle strade dei Vini e dei Sapori, e con loro stiamo parlando di queste cose, di PAT, prodotti di montagna, e di come rendere i prodotti, diciamo così, più massicci, più con dei basamenti forti, soprattutto perché in questo periodo sui prodotti, sui produttori, si pensa anche di fare turismo, ma non è il nostro compito. Noi vogliamo rendere i produttori consapevoli di quello che stanno facendo e sicuri che stanno facendo un lavoro buono, e di metterci delle basi concrete. Le basi le si possono mettere parlando con associazioni serie come Slow Food, parlando con il GAL che dovrà per forza, e sta già facendo, investendo su questo, e parlando con i produttori e dargli così. In questo modo i prodotti per forza diventano attrattivi anche dal punto di vista turistico, ma non è quello che vogliamo fare. Noi vogliamo parlare di prodotti, ci saranno altri che poi penseranno di fare pacchetti turistici o altro, come già stanno facendo, insomma. Però abbiamo bisogno di prodotti veramente ganzi e attrattivi, e che sappiano raccontare il territorio. Okay.
Va bene. Io, essendo una tavolata, io do anche parola, faccio anche un giro di tavolo, ovvero vi presento anche fra voi se volete. Simone sarà il prossimo, così se Simone Fabbri, allora è membro, è consigliere del GAL, ma è anche, diciamo, era anche all'inizio di questa storia, era consigliere, assessore comunale a Monzuno, quando è nata Montagna Amica, quindi ha condiviso un sacco di queste cose, no? Di quando è nata la storia Montagna Amica, ecco, tanti di quelli seduti a questo tavolo c'erano, Paolo Canto è il direttore, Marco Lelli è un produttore di Zafferano, L'Albero del Pane, produttore di castagne, Zuppiroli della Regione Emilia Romagna, ovvero il nostro referente in regione come strada dei vini e dei sapori, mi fa piacere che sei qua, Isabella Angiuli, della CNA alimentare e consigliera comunale, gli alberi del pane. Oh, Duccio Cazzoni, prego. Duccio Cazzoni di Fondazione Fico, vedete, anche Fondazione Fico è stata coinvolta in Piazza Maggiore, si dovrà impegnare a ricreare un po' un paesaggio appenninico, giusto Duccio? Esatto. Quello che... insomma, Duccio Cazzoni io l'ho conosciuto qua all'interno, è il referente anche delle strade dei vini e dei sapori nazionali, ovvero avranno sede dentro la Fondazione Fico, quindi Duccio sta parlando e lavorando con tutte le strade dei vini e dei sapori, ma con quella dell'Appennino bolognese abbiamo un legame particolare, che conosci bene sia dal punto di vista dei prodotti che delle persone. Pensa all'Appennino in senso lato. E al di là del ruolo quindi del GAL, di sviluppo locale, eccetera, credo che almeno l'esperienza anche mia, che vengo dall'Appennino e tanti di noi che sono lì, è sicuramente fatta di una voglia nuova da parte di, lo dobbiamo dire anche, persone più giovani, di innovare qualcosa di un po' più antico, di riprenderlo in qualche modo, no? Però aggiornandolo e rendendolo con un valore aggiunto, perché quello che accadeva prima non è più valido oggi, purtroppo, no? E quindi le persone che fanno, queste persone, soprattutto persone giovani che hanno voglia, fanno la differenza in questo tipo di progetti. Da un lato. Dall'altro lato, per vivere l'Appennino, credo, servono anche, non lo dico, servono anche infrastrutture sociali e comunitarie per viverlo. Perché altrimenti si resta isolati o dopo un po' non ce la fai, perché già gestire un agriturismo o gestire un'attività produttiva in montagna è estremamente complicato e, diciamo così, spesso si sente anche soli. Allora c'è una rete, e quindi fare rete, mi viene da dire, da persone, da produttori, ma ci deve essere anche un'infrastruttura sociale che permette a una famiglia di portare mio figlio a scuola, di avere dei servizi, altrimenti vado via dall'Appennino. Questo è un altro elemento che spesso viene sottovalutato, ma credo che rientri in questa logica. L'Appennino per vivere ha bisogno di un'economia basata su questa, diciamo così, c'è una possibilità importante da questo punto di vista, ma ci deve essere anche l'altro pezzo in qualche modo. Quindi immaginare uno sviluppo locale che tiene assieme questi aspetti. E insieme a questi aspetti ci stanno anche le eccellenze produttive, ma anche le eccellenze culturali, le eccellenze degli itinerari. Ed è questo che deve fare sistema, credo, ed è questa anche una difficoltà della montagna di fare sistema, sono anche i nostri limiti in qualche modo, no? Allora, essere riusciti e riuscire a far scendere in piazza e quindi a mostrare una città che spesso snobba la montagna, questo è un altro grande limite, mentre la città vive della montagna, ma vive anche in termini idrogeologici, vive della montagna, non è banale, non è banale, però riuscire a portare in piazza tante realtà, credo che sia un'azione non solo importante per la città, ma anche per l'Appennino, cioè in tutti e due in modo i soggetti, perché non è semplice fare rete, non è semplice portare lì
persone, esperienze, prodotti, però permette anche alla città di farsi un'idea un po' più compiuta toccandola, facendo una piccola esperienza, è un po' come un piccolo fico adesso mi vedi. E poi però invita la gente ad andare in montagna, quindi andare a riprovare quell'esperienza dove vive quell'esperienza, che è appunto l'esperienza in montagna. Quindi questo è il grande valore, penso, dell'Appennino Scende in Piazza, che comprende questi soggetti ma anche tanti altri, ripeto, in modo trasversale, quindi non solo le eccellenze produttive ma anche eccellenze culturali, quindi una serie di soggetti insieme. E quindi anche in questo probabilmente io avevo 23 anni quando, 15 anni fa, quando è nata Montagna Amica con Andrea Marchi e il Comune di Monzuno come uno dei soggetti che diciamo così hanno dato vita, e voi avevate 15 anni anche più giovani però in qualche modo persone che ci credono e forse per come si è sviluppato tutto da un lato anche impensabile, cioè impensabile di essere arrivati comunque a questo punto e essere arrivati a definire un progetto figli di una consapevolezza maggiore, e quindi questo è anche il frutto di questo percorso e questo itinerario fatto di persone, idee, esperienze, eccetera. E quindi no, mi è fatto piacere quando mi avete chiesto di partecipare in veste Galma, ripeto, a ruota libera, in veste di persona che vive e ama la montagna. E quindi sono io che ringrazio, insomma, di questa tavolata stampa, che anche questa è un'altra idea originale che nasce da persone, perché è la prima volta che io faccio una tavolata stampa, di solito sono, diciamo, le altri tipi di conferenze stampa, però molto piacevole, grazie, insomma. Fra le iniziative di Fondazione FICO hanno un particolare significato tutte quelle che sono legate al paesaggio, quelle che sono legate alla valorizzazione dei prodotti tipici, ma sono legate a un particolare tipo di educazione al consumo. Io quando parlo di consumo sostenibile devo spiegare al consumatore, è diventato una specie di mantra per noi qui a Fondazione FICO, quando io devo spiegare questo tipo di pane al consumatore, io gli devo spiegare che non ha solo un ottimo contenuto dal punto di vista nutrizionale, ma questo pane, comprando questo pane, io acquisto un altro valore, che è la tutela del mio territorio, quindi insomma, mi viene una frana addosso, come diceva lui, da bolognese della parte bassa, è perché questo agricoltore ha lavorato bene, ma perché Matteo gli ha pagato bene anche il grano e gli ha permesso di rimanere sul territorio. È una cosa, se vogliamo, banale, ma non è così tanto banale perché la gente semplicemente non lo sa. Quando va a pagare qualcosina di più per questo pane, pensa che lo fa perché gli fa bene, ma sai, non so, l'intolleranza e così, il grano antico. No, questo pane ha un valore che è un valore di sostenibilità, un valore ambientale. Io devo pagare quell'agricoltore bravo che mi fa il grano antico, che mi mantiene la montagna, perché semplicemente se no la montagna si spopola, e se la montagna si spopola viene giù frana. E quindi io pago il mantenimento del terreno. È banalissimo, ma la gente non lo sa. Quando io parlo di marketing territoriale devo cominciare a spiegare questo. Cos'è il valore della coltivazione in collina? Cos'è il valore della coltivazione in montagna? Qual è il valore del common? Vado un pochino più sul complicato. Qual è il valore del paesaggio? Oggi se io vado, io per esempio sono a me piace camminare in montagna, mi piace anche andare in bicicletta. In bicicletta, visto l'età e visto il peso, andrei più volentieri in pianura, vi dico la verità. Vado in montagna o in collina perché? Perché vedrei in pianura dei paesaggi che mi fanno schifo. Non mi svago per due ore, mi incazzo per due ore. Perché vedo dei capannoni, vedo della brutta roba, e allora che cosa faccio? Preferisco sudare di più e andare in montagna. Il valore, il paesaggio è di tutti, è un bene comune. E lo possiamo sostenere attraverso l'acquisto di buoni prodotti. Se io prendo del pane prodotto con del grano, magari buonissimo, come dicono i grandi produttori di pasta, di pane,
e del Manitoba, sostengo l'agricoltore del Manitoba, non sostengo l'agricoltore di Monghidoro. Può anche essere una mozione di simpatia, però io preferisco sostenere l'agricoltore di Monghidoro per i motivi che vi ho poc'anzi illustrato. Quindi il tema del marketing territoriale e del paesaggio è un tema importantissimo e vi dico, vi anticipo, sono arrivati in ritardo perché avevamo il consiglio della Fondazione FICO, il 26 verrà qui niente po' di meno che il segretario generale della FAO, sarà ospite di Fondazione FICO. Noi con FAO abbiamo già fatto un certo tipo di lavori, siamo stati con il professor Segre anche a fare una relazione alla Farnesina nel corso della giornata mondiale dell'agricoltura verrà qui e lo tirerò per la giacca per presentare assieme a lui gli stati generali, vi faccio proprio un'anticipazione, gli stati generali del marketing territoriale e del paesaggio che vorremmo tenere qua a FICO in occasione del Festival della Montagna che avverrà il 5, 6, 7 di aprile. Non so se ho buttato in avanti, magari mi sgrideranno, però è un qualche cosa, sono due temi a cui teniamo molto e da bolognese e da mezzo montanaro bolognese io ci tengo particolarmente di più perché bisogna fare l'Appennino bolognese, è un'area in emergenza, ve lo devo ricordare, perché è un'area con un fortissimo spopolamento, c'è anche un certo scoramento da parte, ve lo dice uno che va a passeggiare e c'è spesso in Appennino, un certo scoramento da parte degli abitanti, c'è bisogno di cambiare, innescare, è un'area in cui c'è una specie di società perduta, una specie di civiltà perduta se ci pensate, perché voi potete scoprire delle cose che sono totalmente scomparse. Con il fronte della Seconda Guerra Mondiale è un'area che veramente ha avuto una profondissima variazione. Quindi, ma lì si possono scoprire delle cose estremamente interessanti. Abbiamo delle risorse formidabili anche dal punto di vista enogastronomico, su cui dobbiamo lavorare. Quindi questa è l'occasione dell'Appennino Food Experience, è qualcosa di formidabile, grazie Matteo e noi ti siamo sempre di fianco. La gente non è che ci dava aiuto, ci derideva, poi improvvisamente, così quasi occasionalmente è comparso sullo food la Donati Raffaela, poi è comparso Paolo Canto e poi sembrano le vecchie munizioni, puff puff puff, vengono fuori funghi insperati che per noi sono una manna. Cioè, mi piace starvi a ascoltare più che parlare perché dite cose che noi abbiamo pensato da sempre. L'albero del pane, l'ha detto il signore prima, cioè noi siamo un come si suol dire, un relitto storico, no? Ormai, chi è che coltiva dei castagneti con la finalità di mantenere un territorio, una tradizione e un prodotto eccellente, perché possiamo dire una cosa, l'ho detta poco tempo fa a Poretta in occasione dell'incontro con l'assessore regionale all'agricoltura. Abbiamo avuto dei riscontri impressionanti, siamo partiti con una piccolissima quantità di prodotto così in chetichella, quasi ci vergognavamo a mettere un'etichetta sopra a un sacchetto, in tre anni abbiamo avuto un incremento di produzione del 30% e quest'anno abbiamo un incremento di produzione dell'oltre del 100%. E vi dico una cosa,
noi la portiamo in città, la portiamo in montagna, la portiamo fuori, ci tocca nasconderla per poterne avere una piccola quantità da preservare per queste piccole occasioni, fin tanto che non abbiamo il prodotto nuovo. Sicché per noi, voglio dire, è una scoperta eccezionale. La scoperta più eccezionale che abbiamo però, e l'ho voluti portare qui, l'ho quasi costretti oggi a venire qui, sono questi ragazzi. Perché vedete, ci sono nelle associazioni, nelle fondazioni, in quasi tutte le attività, ci sono tante facce che hanno la barba bianca, sopra gli anta. Bene, io posso dire che noi abbiamo tante facce sbarbate quasi. Il cambio generazionale. Sapete qual è? Sapete qual è il problema più grosso che abbiamo noi? Che questi ragazzi qui spesso non hanno trovato nei loro genitori l'appoggio e le conoscenze che gli potevano tramandare ed essere tramandati dai loro nonni. Cioè, i nonni facevano un'attività che i genitori hanno abbandonato, con quell'attività hanno abbandonato la montagna, sono venuti in città a lavorare, hanno abbandonato il territorio è andato in degrado e loro devono colmare questo buco, loro, questa generazione deve colmare questo buco. Adesso non voglio dire una baggianata, sapete che a questo tavolo ci sono 4 dottorati, sono tutti laureati. A volte io quando parlo mi vergogno a parlare al posto loro perché non lo so se sono in grado di essere alla loro altezza, però vuol dire qualcosa. Se della gente acculturata a questi livelli si impegna in attività, non voglio neanche dire secondarie, terziarie e anche oltre, a ricavare un sostentamento, perché di questi ragazzi qui, queste attività che fanno, qualcheduno la fa oltre che per hobby anche per professione, ok? E se si impegnano e se scommettono su un prodotto e sulla montagna, cioè secondo me bisogna solo fargli un applauso e bisogna cercare di portarli avanti, perché come ha detto il Signore, se la pianura si vuole salvare bisogna partire dalle piccole opere. Se voi guardate il nostro semplice depliante troverete una piccolissima briglia, una sistemazione che normalmente viene fatta in un castagneto. Vengono rifatti i rivoli per la raccolta delle acque, vengono rifatti queste piccole opere in legno e pietra. Sapete quanto lo Stato e i comuni possono risparmiare? Esattamente, per rallentare e regimare il deflusso delle acque. Sapete quanta violenza, che materasso sono i boschi per il suolo? Se una goccia d'acqua cade sul terreno, se lo porta via, se una goccia d'acqua cade su una foglia, rimane lì e non fa danno. Sono degli ammortizzatori eccezionali. E noi vogliamo, con la nostra associazione, cercare di mantenere queste cose, di preservare quelle che sono ovviamente le piante tradizionali. Adesso va di moda la rosa romana, noi cerchiamo di portare avanti la pastanese e la riccia, ma ognuno fa la sua parte ovviamente, no? Nel suo campo. Cerchiamo di riprodurre un prodotto eccezionale. Io per lavoro mio ho viaggiato abbastanza in Italia, e qualche volta quando parlavo con delle persone anziane mi dicevano: ah, mi ricordo dalla Valle del Reno veniva la farina per le castagne che facevano, ognuno poi ha le sue ricette, chi la polenta, chi le patolle, chi la frittella, chi via dicendo, eccezionale. E noi vorremmo cercare, se siamo capaci di farlo, perché non è detto che poi siamo così capaci di farlo, di riprodurre questo prodotto eccezionale. Come diceva il Signore, ci vuole rete. Vi do alcuni dati che sono devastanti. Nell'Alta Valle del Reno ci sono
abbandonati migliaia di essiccatoi, centinaia di mulini. Sapete noi dove dobbiamo andare a macinare il nostro prodotto per avere un mulino, per avere una certificazione? Dobbiamo andare in Toscana a macinarlo. Facciamo 60 km, trasportiamo per 60 km il nostro prodotto, perché nella Valle del Reno, dove c'erano circa 150 mulini, non c'è un mulino attivo che sia certificato. Per noi è un tanto dove siamo, che non è poco, noi ci abbiamo creduto dal primo giorno, e quindi il fatto di essere qua per noi è molto importante anche da un punto di vista proprio di simbolo, cioè di come ci si presenta, di come ci presentiamo. Io sono veramente felice da un certo punto di vista di sentire, cioè quello che dicevamo prima, anche lei ha detto la stessa cosa, cioè di sentire che le cose che diciamo ormai da 5-6 anni ci sono. Poi il fatto che siate anche giovani è anche bello, perché effettivamente in altre zone il problema è proprio questo, che non c'è un ricambio generazionale, quindi il problema è serio. Ero in Valsamoggia sabato scorso per un'iniziativa dove si parlava di turismo legato all'agricoltura. Perché poi alla fine, cioè, giustamente tu dici, io faccio il mio mestiere, vediamo di trovare qualcuno che ne faccia un altro, che è sostanziale e importante. Cioè, questo ragionamento che già loro fanno, e quindi è stato fatto fra l'altro dall'assessore al comune. Cioè, già dire Valsamoggia significa dire un qualche cosa che prende le dimensioni molto più grandi di quello che era un comune una volta, perché eravamo a Savigno, ma di fatto si parlava di Valsamoggia, quindi non di Savigno, con questa sagra importantissima sul tartufo, che di fatto è l'evento più importante. Un altro evento come questo, per esempio, potrebbe diventare uno degli eventi più importanti della strada, insomma, diciamo così, della zona dell'Appennino, di quella valle. Cioè, quello che voglio dire è che ci sono prodotti come uno ce l'avete, il parmigiano reggiano, che è conosciuto nel mondo e che in un qualche modo deve diventare la fondamenta sulle quali gli altri, ormai con Paolo ne parliamo allo sfinimento, stiamo cercando di appoggiarvi in tutti i modi in questo percorso dei PAT, no? I prodotti agroalimentari tradizionali. Cioè, nel parmigiano reggiano, così come nella morta della Bologna, ci sono degli organismi, e quindi c'è un giro di affari completamente diverso, che ha consentito di creare questi organismi di controllo che riescono in un qualche modo a garantire questi prodotti in maniera terza. Qui non è così, cioè qui ci vogliono persone come voi che in queste denominazioni molto più leggere si prendano in capo la promozione, ci mettano la faccia, cioè questa è la vera differenza, cioè questi prodotti devono essere degustati e assaggiati prima di tutto lì, poi correttamente quando si ha un bacino di utenza come una città delle dimensioni di Bologna si va su Bologna e poi possibilmente si va anche da altre parti, però la parte sostanziale del gioco è proprio quella, cioè fare in modo che questi prodotti diventino una caratteristica di un territorio e consentano di vendere quel territorio in una maniera completamente diversa. Per cui avete molto ragione a dire, io intanto faccio bene il pane, intanto faccio bene il formaggio, intanto faccio bene la farina di castagne e compagnia bella. Però, stavamo parlando prima con lui proprio in questo senso, la cosa importante è riuscire a trovare qualcun altro che vi aiuti a tirare quella riga di qualità sull'accoglienza turistica, che è il secondo passaggio che bisogna assolutamente fare per poter fare in modo che questi prodotti abbiano un successo diverso. Perché? Perché di fatto poi, almeno nei primi momenti, quello che conta su queste cose è il passaparola. Cioè sostanzialmente ci deve essere gente che viene lì, li assaggia e comincia a cercarli. Ovviamente dopo bisogna essere poi organizzati per vendergli dove stanno, perché la cosa sostanziale è proprio quella, cioè i prodotti ormai
col turismo, fra l'altro con l'aereo e tutto quello che ci sta dietro, capite molto bene che i prodotti non possono essere comprati in loco, ma devono essere comunque in un qualche modo comprati poi da un'altra parte. Poi c'è tutto il discorso, di cui, il secondo tema di cui parlavamo prima, del turismo slow, che anche queste cose che avete detto prima sono sostanziali, importantissime. Quindi, secondo me, io obiettivamente ho sparato due cartucce, sono andato a Savigno sabato, sono qui oggi, devo dire un pochino, mi sento un po' meglio, perché obiettivamente fuori di qui non c'è tant'altro, cioè voglio dire, non sono tante le realtà che si stanno organizzando in questo modo, che possono esprimere quello che state dicendo voi. Quindi quello che voglio dirvi, non c'è molto altro da dire da un punto di vista del cosa si deve fare. Adesso bisogna farle le cose, cioè, quindi giustamente voi dite, intanto noi ci preoccupiamo di diventare bravi nel fare il mestiere che sappiamo fare, però è importante appunto, ed è importante che ci siano questi organismi, perché signori miei, ormai i fondi passano tutti di lì, cioè non è che la regione ha delle disponibilità economiche libere e può finanziare, sì, magari mette qualche migliaio di euro, ripeto, già qualche migliaio sono tanti per sponsorizzare un'azione come questa. Tra l'altro io vi invito a chiedere il patrocinio della regione in un'iniziativa del genere, perché la cosa importante che voi dovete chiedere a noi è quella di rendere famoso questo tipo di iniziativa. Cioè noi abbiamo un sito con APT, per esempio, che fa parte del loro sito, del macro sito che hanno, cioè che è la parte, diciamo, della Food Valley, la gestiamo insieme con APT. E all'interno di quel sito ci sono le iniziative che in un qualche modo rispettano determinate caratteristiche. Non ci sono tutte le iniziative, ci sono quelle che hanno tanto il patrocinio della regione, che vuol dire qualcosa, e rispettano determinati criteri. Quindi il fatto che ci siano comunque di avere delle caratteristiche che rispettino uno standard di qualità che ci siamo dati. Quindi è importante intanto cominciare a fare anche questo ragionamento. La Regione Emilia Romagna cosa può fare per voi? Può fare proprio questo, può prima di tutto usare tutti quei canali che servono per ottenere determinati risultati di promozione e di pubblicità. Quello che potete fare voi è fornire a organismi come il GAL, in questo caso, o la Strada dei Vini e dei Sapori, delle ragioni per poter fare dei progetti che devono avere una qualità diversa da quello che è stato fatto fino ad oggi, e si comincia a vedere nei nuovi progetti che stanno presentando anche loro quella qualità che noi ci aspettiamo, e sono quelle qualità che avete detto voi, cioè quello che dovete fare l'avete già detto. Quindi provate a fare in modo che arrivino in regione dei progetti che siano finanziabili e che vadano verso questa direzione, che è assolutamente quella giusta. Quindi io mi auguro veramente, nel giro di poco tempo, di vedere arrivare anche sui progetti di cooperazione di cui stavamo parlando prima delle iniziative che possono consentire di avere una cattura del turista che è importante. Un ultimo, avete anche questo per dire, cioè inserire all'interno di un pacchetto il fatto di poter andare anche a Fico, secondo me è un'altra delle cose che ci aiuta parecchio. E il 29 novembre alle 5 ci sarà una preview, diciamo un piccolo workshop di marketing territoriale, perché il marketing territoriale è una disciplina non banale, non abbastanza complicata. Quindi, e chi porto qua? Lo organizziamo noi. Porterò, tanto per farvi un esempio, perché poi le regioni in cui bisogna andare a guardare sono tre in Italia, che sono l'Alto Adige, il Trentino, e avremo qui l'amico Di Matteo, che è il vicepresidente delle strade dei Vini e dei Sapori, che è anche presidente dell'unica strada, perché le hanno concentrate, l'unica strada dei Vini e dei Sapori in Trentino, e lavorano benissimo, e la Toscana.
Per la Toscana porterò due casi studio, uno un mio carissimo amico che è Giancarlo Brocci, che è l'inventore dell'eroica, non so se sapete cos'è. L'eroica è una manifestazione super internazionale, una delle più belle manifestazioni che abbiamo in Italia, forse la più bella, che è replicata adesso nei quattro angoli del mondo più ricchi, dal South England, dal sud dell'Inghilterra, alla California, al Sudafrica e alla Francia. L'eroica è una strada, è una cosa che viene fatta dal 96 su strada bianca, con biciclette d'epoca, e ha valorizzato, lui diceva sempre, ci hanno costruito da una parte, Fanfani ci ha costruito la ferrovia, dall'altra parte l'autostrada, noi eravamo rimasti con le strade bianche e le hanno valorizzate, è diventata una risorsa territoriale incredibile, veramente incredibile dal punto di vista del marketing. Poi porterò uno che ha fatto l'acqua dell'Elba, tanto per dirne una cosa. Questo è marketing territoriale e ci sono delle strategie ben precise e sarebbe ora di applicarle anche qua da noi, perché bisogna dare dei prodotti emozionali, cioè creare delle emozioni, creare qualcosa. Noi invece a Bologna eravamo occupati a fare degli ingranaggi, a fare delle macchine, delle motociclette, una roba del genere, tutta la roba dell'agricoltura e del cibo l'abbiamo lasciata perdere. Vi faccio un esempio della Bassa. Anni fa io salvai per i capelli il carciofo di Bologna, che adesso è diventato anche presidio della Food. Io me ne sono occupato 10-15 anni fa, salvammo le ultime sementi del carciofo in San Luca. Tutte le colline di Bologna era negli anni, ho delle fotografie, io sono anche vice direttore del mercato ortofrutticolo, delle fotografie con i camion che portavano i carciofi dalla collina di Bologna ai mercati, al più grande produttore d'Italia, Bologna. Poi dopo non c'era più neanche mezzo ettaro di carciofo, sparito totalmente. Oggi per esempio c'è qualcuno di voi che si ricorda, adesso a Savigno stanno riscoprendo, io gli rompo le scatole da tempo, l'uva Sassla. L'uva Sassla non è altro che l'uva Chasselet, che è un'uva svizzera che viene fatta nel cantiere, nel cantone dei Grigioni, che i primi, state attenti, coltivatori di uva da tavola del mondo la coltivavano sulle colline di Bologna e di Piacenza e la esportavano nel 1890 a Londra. Da qua, dalla stazione di Bologna, partiva su vagoni ghiacciati e andava a Parigi e a Londra, dalla valle di Savigno. Duplice attitudine, esatto, perché fanno anche un buonissimo vino. Chi si ricorda, e lo faremo a dicembre, e vi invito quindi al terzo episodio, non so ancora la data, cos'è il carciofo, il cardo di fossa. Cardo di fossa, cominciamo la cosa, riscopriamo adesso, era un cardo che fino a pochi anni fa veniva interrato in delle trincee e lasciato lì a imbiancare. Una roba da fare con le salsicce da lacrime, sparito totalmente. Forse ho trovato l'ultimo erede e lo porterò qui a Fico. Su tutta questa roba qua, voi sapete quando, se uno incomincia a rimboccarsi le maniche, quanta roba c'è in Appennino bolognese? Finché le volete. Ed è tutta roba da valorizzare emozionalmente, partendo dai bolognesi, insegnandogli qualche cosa che è lì. Quindi il marketing territoriale, scusate che io sono un chiacchierone, ma te lo so. E il marketing territoriale è una scienza, non esatta, ma è una scienza, e quindi bisogna applicare queste tecniche. Vi faccio l'ultimo esempio che mi ha fatto arrabbiare recentemente. Io detesto i francesi, anche se un po' sono anche francese, ma però se voi andate alla gusteria, un negozio di coltelli in centro a Bologna, qua c'è per televisione, faccio quelle cose, e voi cercate un coltello di scarperia, non lo trovate. Trovate i coltelli di La Guyol, che magari conoscete tutti. La Guyol è marketing territoriale, loro avevano, è una regione vicina allo Champagne, che fa anche dei prodotti tipici. E assieme ai prodotti tipici, e vi do l'ultimo spunto, promuove prodotti artigianali. E
li promuove tanto bene che se voi andate in centro a Bologna a 60 km da Scarperia, che è a 10 km da Monghidoro, so 15 km da Monghidoro, voi non trovate quei coltelli lì, ma trovate quelli di Laguiol, 1500 km a nord. E chiudo qui la cosa con anche la, perché ci va messo anche dentro l'artigianato al marketing territoriale, non bisogna scordarlo. Siamo sempre stati presenti in Appennino, perché così come sulla pianura siamo molto presenti in quello che è un po' il vecchio settore manifatturiero, quindi tutta la meccanica, cioè un Appennino vivo dal punto di vista produttivo, lo è sempre stato. Però chiaramente in questa fase di transizione, dove sappiamo che la manifattura sta lasciando tanto spazio al terziario, naturalmente l'Appennino, dal mio punto di vista, questa è una mia lettura, ha fatto più fatica rispetto chiaramente alla città o alla pianura a reinventarsi. Perché? Perché comunque servivano tante risorse anche per reinventarsi, quindi l'associazione in un certo senso ha semplicemente cercato di accompagnare, sta cercando di accompagnare anche con discrezione, non necessariamente con invadenza, questi associati che però ci spiegano tutti i giorni che si può fare. E quindi, cioè, un po' siamo partiti anche con Matteo, perché nel settore food era quello che 10 anni fa, 12 anni fa, 15 anni fa già diceva: ok, ma io non mi posso fermare a Monghidoro, cioè io sono di Monghidoro, la mia identità, la mia vita è qua, però il mio sviluppo è altrove, cioè è nel mondo. Quindi l'abbiamo un po', in un certo senso è stato più lui a convincere noi che non noi associazione a convincere lui su questa cosa. Quindi ci ha dato ragione, cioè gli abbiamo dato ragione, ci ha dimostrato che aveva ragione lui, e quindi gli siamo andati dietro, e oggi lavoriamo molto bene anche con altri associati del settore alimentare che negli anni hanno riscoperto le loro potenzialità. Ma questo sempre perché comunque c'è qualcuno che fisicamente è qua, è lui, ci ha creduto e ha portato avanti fortemente il suo progetto. Quindi noi fondamentalmente, cioè, dobbiamo ringraziare il fatto di avere soci come Matteo, associati come lui, che ci insegnano un po' a crescere anche noi da quel punto di vista lì. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso che, proprio perché i nostri associati ci chiedevano di essere presenti, abbiamo deciso di continuare a investire in quella direzione. Quindi quando tutti disinvestivano, no, altre associazioni tendevano a disinvestire su enti, organizzazioni tipo il GAL Appennino Bolognese, noi abbiamo deciso invece di esserci, cioè di continuare ad esserci, e magari di coprire anche materialmente le quote di qualcuno che usciva, perché ci credevamo. Perché poi un ente come il GAL, lo voglio dire, cioè, essendo più vicino alle imprese, riesce ad intercettare meglio, anche con l'aiuto delle associazioni di categoria, degli imprenditori, riesce ad intercettare meglio quelle che sono le necessità. Perché i progetti, per nostra esperienza, io lo dico per esperienza personale, non possono essere mai progetti calati dall'alto. Perché se poi noi vi caliamo un progetto dall'alto, diciamo noi organizzazioni, istituzioni, perché teoricamente lo vorremmo così il progetto, ma poi dopo gli imprenditori che devono portarlo avanti sulle loro gambe non sono in condizioni di farlo, quel progetto è fallimentare in partenza. Quindi noi chiediamo alle istituzioni, chiediamo alla Regione e all'Unione Europea di comprendere anche che i progetti devono poter stare sulle gambe di quegli imprenditori che stanno lì e non sulle gambe di qualcun altro. E quindi, perché siano sostenibili, perché non siano fallimentari, devono crescere con le capacità anche degli artigiani, ovviamente di quelli più innovatori, di quelli che insomma ci investono, che riescono a farlo. E quindi lui è un'esperienza vivente di questo, però anche sull'attrattività, sulla ricettività turistica. E il passaggio non è purtroppo così easy, no? Cioè non è così immediato, perché servono investimenti, perché le strutture non sono mai state abituate ad essere ricettività turistica, diciamo così,
del livello e della qualità che invece oggi viene richiesta anche da chi vuole un turismo slow, perché turismo slow non vuol dire però turismo sfigato, quindi turismo slow vuol dire che magari chi ama il turismo slow e ama camminare vuole anche trovare un luogo confortevole, magari anche delle terme o comunque un posto nel quale puoi rilassarsi dopo aver passeggiato insomma in montagna. Quindi questo è il percorso che stiamo facendo adesso come associazione. Siamo dentro GAL, siamo dentro la strada dei vini e dei sapori come soci, continuiamo ad investire nelle istituzioni che poi dopo possono anche essere ricettori di finanziamenti pubblici, e speriamo che insieme a noi anche altre organizzazioni lo facciano e tornino ad investire in questa direzione, perché chiaramente gli artigiani lavorano sul prodotto o sull'idea, sulla filiera, però poi hanno anche bisogno di tecnici, di consulenti e di qualcuno che li supporti e renda tutto fattibile, sostenibile e gestibile anche per poi essere, diciamo, presentato e per interfacciarsi con le istituzioni. Quindi dico solo che il turismo è in crescita anche in Appennino. Occorre fare un po' un passaggio culturale, che io capisco benissimo che ci vuole tempo, però i giovani sono sicuramente più avvantaggiati dei vecchi in questo, perché siete molto più avvantaggiati anche nell'utilizzo delle tecnologie digitali, e quindi da questo punto di vista c'è anche una misura specifica del GAL che ha finanziato l'avvio di nuove imprese giovanili, quindi insomma probabilmente se i finanziamenti verranno reiterati insomma anche negli anni successivi, sarà anche possibile che ci sia una nuova uscita di questo bando. Quindi da questo punto di vista ovviamente speriamo di poter avere dei giovani che hanno voglia di portare avanti questi progetti. Siete il nostro futuro, quindi ve lo spero fortemente. Partiamo dalle castagne. La stagione è quella giusta e quella buona, c'è questa associazione Albero del Pane, siete, come dire, una serie di produttori, mi aiuti a capire, intanto benvenuto. Grazie. Dunque noi siamo una serie di produttori hobbisti, diciamo, in pratica, tutti quanti è gente che ha castagneti e proprietà lasciati dai nonni, dai genitori, dagli antenati, che non vogliono arrendersi all'idea di vedere abbandonati questi boschi stupendi, tra l'altro perché un castagneto coltivato è un parco a tutti gli effetti, e quindi ci siamo consociati per cercare di mantenere vivo e cercare di preservare e se possibile ampliare questi piccoli parchi che ci sono dislocati nell'alta valle del Reno, un po' in tutti i comuni della valle, e tutti i soci partecipano alla raccolta delle castagne, dei propri castagneti, li conferiscono agli essiccatoi dell'associazione, i quali essiccano per tutti e poi dopo commercializzano in parte il prodotto che è stato ricavato, le castagne secche o la farina di castagne. Sarete anche voi protagonisti in Piazza Maggiore in questa iniziativa dell'Appennino Scende in Piazza? Sicuramente saremo presenti con una degustazione delle nostre farine, cosa che faremo anche questa sera ai presenti, e noi la rifaremo in piazza per far capire come si interpreta la farina e come si valuta il gusto di una farina, un po' come un vino, come degustare un vino. Ci vuole molta passione per mantenere viva questa tradizione? Deve considerare una cosa, un castagneto ha bisogno di essere accudito, dico poco, 10 mesi all'anno. Vanno raccolte le castagne a tempo giusto, prodotte a tempo giusto. Pensi lei che solo per essiccarle con l'antico metodo tradizionale del fuoco di legna a terra ci vogliono dai 40 ai 45 giorni di fuoco continuo a delle temperature costanti, il che le posso dire è quasi un'arte, quello di riuscire a mantenere queste temperature, tra l'altro in strutture antiche fatte di pietre, di terra e di legno, legno di castagno, perché null'altro può essere a contatto della castagna. Con Simone Fabbri siamo al GAL, una realtà, un'istituzione magari non tanto conosciuta, ma in realtà fa tanto ed è, diciamo, molto impegnata proprio su quello che è tutto poi il fronte del mondo del nostro meraviglioso Appennino, è così?
Ma sì, intanto il GAL è un consorzio che comprende sia enti pubblici sia enti privati, sia associazioni, quindi è un luogo, un consorzio in cui si mettono assieme questi soggetti diversi per progettare lo sviluppo locale dell'Appennino bolognese. Utilizziamo fondi che sono fondi europei del programma LEADER e diciamo così abbiamo due linee guida fondamentali che sono quello del turismo sostenibile e della filiera dei prodotti agricoli, quindi lavoriamo in sinergia con questi diciamo due elementi linee guida importanti e fondamentali. L'obiettivo un po' è quello di intanto far conoscere e stimolare le eccellenze dell'Appennino bolognese che sono molte e riguardano ovviamente i prodotti, riguardano ovviamente le persone, le aziende che vivono in questi territori. L'Appennino è un luogo in cui ci sono molti itinerari turistici, noi abbiamo creato una carta dell'accoglienza a cui tutti i soggetti che diciamo che partecipano al GAL devono stare per dare uno standard di accoglienza per chi viene nell'Appennino. Gli itinerari sono itinerari molto importanti, la Via degli Dei, la Linea Gotica, la Piccola Cassia e altri itinerari che sono quella rete del nostro territorio che rendono in qualche modo fruibile e sostenibile il nostro turismo. Allora, tra l'altro la Via degli Dei che parte proprio da Piazza Maggiore, quindi nel cuore, voi in Piazza Maggiore volete portare in queste 5 giornate l'Appennino? Ma sì, questo diciamo così è un momento molto importante perché diciamo l'Appennino ovviamente è un luogo che è visitato anche dai bolognesi, ma non solo dai bolognesi, anzi c'è molto turismo anche straniero ed l'idea è proprio quella di portare in piazza, come dicevo, anche le eccellenze del nostro territorio, che siano eccellenze non solo in ambito produttivo agricolo, ma anche eccellenze in ambito culturale. Quindi un territorio che va in qualche modo conosciuto e che tiene assieme più eccellenze e che si mostrano insieme appunto in Piazza Maggiore dal 21 al 25 novembre. E in questo, diciamo così, la strada dei vini e dei sapori è stato un elemento fondamentale per poter costruire e mettere assieme questa rete, perché un altro elemento importante nell'Appennino è fare rete e dimostrare insieme in modo integrato le valenze, le eccellenze che ci sono su questo territorio. Bella anche, proprio parlando di sinergie, il pubblico e il privato, no? Che all'interno del GAL è presente e l'Europa che sostiene. È fondamentale e questo è anche un esempio di virtuoso di come può funzionare l'essere all'interno dell'Europa, perché è un processo che nasce dal basso e cioè nell'idea dell'utilizzo di questi finanziamenti c'è un processo partecipativo che appunto vuole far sì che si tengano insieme appunto gli elementi che sono più istituzionali, appartengono appunto a quelli che sono comuni eccetera, a quelli che sono aziende, realtà del territorio, e il GAL favorisce questa progettazione dal basso e quindi con incontri, con animazione, coinvolgendo le persone e i soggetti, perché poi l'Appennino vive grazie alle persone e ai soggetti che sono in quel territorio prima di tutto. Sono giorni questi dove Fico compie un anno, proprio oggi, dove si è aperto proprio oggi anche che il Ciocco Show, in qualche modo CNA con la Giulia è un po' presente, diciamo, accanto a quelli che sono i produttori, accanto a quelle che sono le iniziative, anche a sostegno dell'Appennino, ricordiamolo. Assolutamente sì, noi siamo l'associazione che rappresenta gli artigiani, l'artigianato alimentare, mai come in questo momento abbiamo questo exploit di interesse nei confronti dell'artigianato alimentare, non soltanto per il gusto, per appunto la bontà di questi prodotti, ma anche per l'esperienza che molte persone vogliono provare a fare, cioè proprio quindi imparare a lavorare i prodotti. CNA è molto vicina all'Appennino, abbiamo lavorato tanto, siamo all'interno del GAL Appennino Bolognese, siamo all'interno dell'associazione che appunto organizza questa manifestazione in Piazza Maggiore e siamo a sostegno di tutti gli imprenditori che con fatica, tutti gli artigiani che con fatica tutti i giorni portano avanti la tradizione ma anche un po' l'innovazione del prodotto.
Questa mattina abbiamo inaugurato il Choco Show con grande piacere, siamo molto contenti di questa iniziativa e a breve appunto avremo tutti gli artigiani e gli agricoltori dell'Appennino bolognese che arriveranno in Piazza Maggiore proprio per raccontare ai bolognesi e ai turisti le potenzialità di questo meraviglioso territorio che abbiamo, che è parte della nostra città metropolitana e che ha in seno tantissime cose ancora da scoprire. 21-25, ricordiamo, novembre in Piazza Maggiore. Mi sembra di capire, parlando un po' con i produttori, con gli artigiani dell'alimentare, che la passione fa sempre la grande differenza. La passione muove il mondo, alla fine la verità è questa qui, perché noi abbiamo all'interno di FICO, che è il più grande parco agroalimentare, ricordiamo, al mondo, abbiamo la presenza di piccoli artigiani di montagna che con la loro passione appunto sono partiti in questo caso da Monghidoro e sono arrivati in città e a farsi conoscere da un pubblico più internazionale. E chi direbbe mai che un piccolo artigiano è in grado di produrre tutto questo? E invece la sua passione, la sua testardaggine, le sue competenze, la sua esperienza hanno reso, noi all'interno, siamo all'interno come vedete del forno di Calzolari, hanno reso questa attività internazionale in un certo senso. Quindi noi pensiamo che anche un piccolo artigiano possa fare il grande passo, siamo convinti di questo e quindi è quello che proponiamo tutti i giorni con i nostri associati. Parola d'ordine, mi sembra di capire, il prodotto c'è, bisogna imparare a promuoverlo, a farlo conoscere, in una parola questo marketing territoriale. Certo, che è una disciplina particolare, molto importante per valorizzare il nostro Appennino, che ha grossi problemi, perché ricordiamolo, se noi tagliamo l'Italia in due, come un panino, e consideriamo i territori sopra i 400 metri, scopriamo che è un'Italia totalmente, molte volte totalmente disabitata, quasi inselvatichita, ed è una risorsa, potrebbe essere un nuovo West, diciamo, un nuovo territorio da ricolonizzare, ma fuori dalle battute è comunque un territorio da valorizzare perché si può fare ottimi prodotti agroalimentari, si può valorizzare il turismo, può essere per noi una grande risorsa, anche perché se noi preserviamo il territorio collinare e montano, preserviamo anche noi stessi, perché l'Italia è un paese in dissesto idrogeologico, se non, allora lo dicevo prima, quando io compro qualche cosa è importante che abbia la consapevolezza che non solo compro un buon prodotto, una cosa che mi fa bene, ma compro anche un valore territoriale, cioè finanzio, sponsorizzo quell'agricoltore che sta lavorando bene, non fa franare il terreno, non fa venire alluvioni, perché se si muove la montagna poi qualche cosa arriva anche, anzi purtroppo arriva anche in pianura. E noi oramai da 20 anni in Italia assistiamo, soprattutto durante i mesi autunnali, a disastri inenarrabili. Quindi è importante che quando io compro qualche cosa sappia, devo scegliere una cosa che mi fa bene, che preserva il mio ambiente, perché è l'ambiente di tutti, e anche il mio paesaggio. Quindi il marketing territoriale serve anche a insegnare questo. Con Marco Lelli ci tuffiamo nello zafferano, proprio diciamo da... Cosa c'è qui? Qui abbiamo i petali dello zafferano essiccati e qui abbiamo gli stimmi, ovvero i pistilli dello zafferano, che sono la spezia vera e propria. Il fiore è fondamentalmente un fiorellino, un fiore piccolo piccolo, alto qualche centimetro, e si raccoglie in questo periodo. In realtà la raccolta è appena finita, è un prodotto che forse non tutti lo sanno, ma è un prodotto autunnale, e si semina in agosto e praticamente si raccoglie tra metà ottobre e metà novembre. E il fiore è viola e all'interno ha questi tre pistilli gialli e anche tre pistilli rossi. Il pistillo rosso è la spezia, mentre il fiore è tutto edibile e quindi lo puoi mangiare fresco, come lo puoi essiccare e utilizzare nei piatti, nelle pietanze, dove vuoi, insomma. Ecco. È una produzione tipica del nostro territorio? Non è una produzione tipica nel nostro territorio, almeno io non ricordo mia nonna che mi diceva vieni che facciamo il risotto allo zafferano, per capirsi, insomma, ecco. Però è comunque una produzione che si adatta bene al nostro territorio, nel senso che
In Italia, ad esempio, le zone tipiche di produzione, o meno quelle più famose che so io, non so, l'Aquila è a 1400 metri, oppure sono tutte zone montane, tutte zone appenniniche, e quindi si adatta sicuramente bene al nostro territorio, e nella scelta del prodotto da poter mettere nel nostro Appennino, diciamo così, secondo me c'è anche la valutazione del fatto che negli ultimi anni, almeno che mi ricordi io, non è che abbiamo un clima temperato, un clima regolare, un clima che è sempre uguale, perché una volta piove tanto, un anno non piove mai, da noi delle volte non viene un centimetro di neve, delle volte ne vengono 4-5 metri tutto in una volta, quindi a mio avviso ci vuole anche qualcosa che possa, diciamo, resistere e che possa, diciamo così, sopportare questi sbalzi climatici clamorosi che ultimamente abbiamo, e questa pianta si è adatta bene in questo caso. Sarete in piazza anche voi, Maggiore? Saremo in piazza anche noi, assolutamente.